su Radio Marilu Live. You ain't nothing but a speciale, speciale Elvis Presley. Speciale Elvis Presley. Radio Marilu, Born to Rock. Nel dicembre del 1960 fu pubblicato l'eccellente His Hand in Mine, interamente composto da musica gospel, in cui giganteggiarono brani come Milky White Way, Mansion Over the Hilltop, The Joshua Fit, The Bottle of Jericho. Sei mesi dopo, nel giugno del 61, fu la volta di Something for Everybody, altro disco d'oro caratterizzato dai successi Gently e Sentimental Me e It's a Sin. Noi ascoltiamo Joshua Fit, The Battle. Su Radio Marilu Live. You ain't nothing but a speciale, speciale Elvis Presley. Speciale Elvis Presley. Radio Marilu, Born to Rock. Lo scarso impegno in campo discografico fu ampiamente compensato dall'intenso lavoro cinematografico. A dimostrazione di ciò, nel 62 uscirono due film con Elvis protagonista, Follow the Dreams e Kid Galad, e un solo album in studio, Potluck. A differenza degli album precedenti, Potluck non ottenne il solito clamoroso successo di vendita, nonostante contenesse brani di tutto rispetto come Kiss Me Quick e I'm Yours, che ascoltiamo su Marilu. La causa di questo calo nelle vendite fu la contemporanea pubblicazione delle colonne sonore che, forti di una maggiore pubblicità e visibilità, surclassarono tutte le pubblicazioni parallele. Da quel momento in poi, infatti, Elvis si dedicò quasi esclusivamente alla produzione di temi musicali dei film nei quali recitava, anche se non mancarono alcuni singoli totalmente estranei al mondo del cinema come Good Luck Charm, Little Sister e Cry in the Chapel, che noi ascoltiamo su questa magnifica diretta dedicata ad Elvis, su questa straordinaria radio. Questa è Radio Marilu e io sono Lelle Marcassa, insieme a voi. L'attività concertistica scomparve del tutto. Il 25 febbraio del 1961 e il 25 marzo successivo segnarono le ultime apparizioni in pubblico di Elvis. La prima fu uno spettacolo di beneficenza a Memphis, la seconda un concerto organizzato alle Hawaii per raccogliere fondi a favore della USS Arizona, una nave affondata a Pearl Harbor durante la Seconda Guerra Mondiale. Intanto la sua carriera hollywoodiana procedeva a gonfie vele, e negli anni che vanno dal 63 al 66 ben 11 film che lo videro protagonista. Titoli quali Girls, 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 Fun in Acapulco, Viva Las Vegas si susseguirono a ritmo frenetico, a volte anche tre in un anno, opportunamente corredati da colonna sonora e relativo merchandising. In questo periodo ha anche una relazione clandestina con Anne Margaret, coprotagonista nell'ultima pellicola citata. Ormai lontano anni luce dal suo pubblico, abituato a vederlo solo attraverso il maxi schermo, Elvis si trovò costretto in un ruolo non suo. Non era un attore, ma il re del rock, e venne presto il momento di riprendersi il trono. A Presley vennero offerti ruoli in film importanti quali Un uomo da marciapiede, La gatta sul tetto che scotta e West Side Story, ma date le grosse somme di denaro richieste dal colonnello, i produttori furono costretti a rinunciare, anche se Elvis non fu d'accordo col suo manager. Viva Las Vegas, Radio Marilu. Una curiosità, Elvis indossava una collanina con il simbolo ebraico Chai, perché sua bisnonna materna era ebrea e per questo stesso motivo fece aggiungere una stella di David sulla lapide della tomba di sua madre a metà degli anni 60. Quando gli fu chiesto il motivo per il quale indossasse la collanina, rispose: non voglio rischiare di non andare in paradiso per un tecnicismo. Ascoltiamo Dirty Dirty Feeling. Citiamo Elvis: non conosco nulla di musica, per uno che fa il mio mestiere non è importante. Frankie and Johnny, Radio Marilu. Cari amici, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento, però noi torniamo domani mattina alle 9. Io ringrazio Rosa per la cura di questa trasmissione, come ringrazio tutto lo staff degli Elvis Days, in corso fino a domenica, proprio in centro a Treviso, presso Porta Santi 40, con ingresso gratuito. Da Lele è tutto, ciao, a domani. Su Radio Marilu Live. Speciale, speciale Elvis Presley. Speciale Elvis Presley. Radio Marilu, Born to Rock.